vi avevo promesso, eccomi con il video saldi sugli accessori. Vi avevo già anticipato che avevo scelto, come sempre, delle cose pucciose, delle non lo so, qualcosa di make up o comunque degli accessori sempre molto kawaii. Ma in campo puccioso, la prima cosa che vi voglio mostrare è questa bellissima t-shirt che mi ha mandato il brand Wendy for Woman o Wendy for Women, spero di non sbagliare. La trovate su Facebook, su Instagram, è un brand che propone accessori, t-shirt in primis, poi ho visto che adesso sta facendo anche delle tazze o comunque degli accessori tipo zainetti, eccetera, che ripropongono praticamente l'aggettivo che più vi rispecchia. Come potevano realizzare una t-shirt con la scritta pucciosa per la Ela? Adesso mi è arrivata da pochissimo, per cui perdonatemi, ancora da stirare, ma sicuramente me la vedrete indossare molto molto spesso, soprattutto nei video dedicati alle puccioserie. Per cui mi raccomando, date un'occhiata alla info box qua sotto perché vi scrivo tutti i riferimenti per vedere tutte le sue creazioni. Stando appunto in tema puccioserie, le cose più fresche che ho preso sono state dei lip balm davvero carinissimi, comprati proprio ieri, per cui ve li aggiungo in questo video. Non dovevano esserci, ma insomma, già che ci sono, le inserisco. Siamo state da Lilla Pua, io e la mia amica, perché dovevamo andare dalla tatuatrice. Vi ho anche fatto il vlog, non so se l'avrete già visto o se lo vedrete prossimamente. Comunque, dovevamo perdere un po' di tempo, per cui siamo state in questo centro commerciale che si chiama Le Porte dell'Adige Ex Ocean, dove c'è Lilla Pua, che è una profumeria. Nella parte bassa, dove c'è la sezione make up, c'erano dei contenitori con tantissime cose scontate. E la mia amica, mannaggia te, ha visto questi lip balm deliziosi. Tra l'altro se li ha comprati anche lei. Ormai le puccioserie, le pochette eccetera le sto contagiando un po' a tutte le mie amiche, le mie conoscenti, chiamiamole così, o comunque anche familiari, davvero mi maledicono ormai perché continuano a dirmi che continuano a comprarne per colpa mia. Comunque, abbiamo preso, allora lei ha preso l'ape e la mucca uguale a me, io in più invece l'elefantino. Cosa sono? Dei lip balm semplicissimi. Questo comunque, anzi credo un po' tutti, però so per certo che questo con l'ape sa di miele, perché ieri sera dopo che ci siamo lasciate mi ha scritto su WhatsApp dicendomi che è strabuono. Sono, ribadisco, dei lip balm semplicissimi che hanno questa copertura con questi animaletti muniti di moschettone, che io adoro perché sono comodissimi sempre per tenerli in borsa. Il sacchettino di Accessorize invece, che vi avevo già spoilerato nel video su i saldi dell'abbigliamento, non ci sono solo cose comprate in questo negozio, ma ho messo dentro un po' di tutto. Inizio con le uniche due cose che ho preso da H&M, ossia queste cuffiette fatte a stellina, deliziose. In stagione ero sempre stata attratta, le vedevo ogni volta che andavo in cassa, ma sinceramente 13 euro anche no, anche perché non è che me ne manchino, però quando le ho viste a 3 euro ho detto no, cioè lei, la maniaca di cuori e stelline, non può non avere le cuffiette. E ho preso anche i cerotti, questi in realtà non bastano mai, in più li ho sempre in borsa di, insomma, di vari personaggi per la bambina, di Hello Kitty a 1 euro. Questi venivano, cos'è, i soliti 3 euro, 2 euro, 3 euro, in stagione li trovate sempre, magari con altri personaggi, a Hello Kitty si può rinunciare, sia mai. E poi vi faccio vedere due. Allora, questi li avete già visti con altri soggetti nel video sui miei regali di Natale. Quando ho saputo che erano stati comprati da Claire's, mi sono fiondata appena sono iniziati i saldi, sperando di trovarne di scontati, e ho trovato loro. Che cosa sono? Ho sbagliato a dirvi nel precedente video che sono degli igienizzanti. No ragazze, ci sono dentro delle creme per le mani, perdonatemi, io davo per scontato, come tutti gli altri porta igienizzanti che ho pucciosi, che anche quelli di Claire's contenessero la stessa cosa. No, assolutamente, sono hand lotion di varie profumazioni, però ecco, non contengono i classici detergenti. Questi erano scontati, uno lo vedete a 3 euro e l'altro a 4, ma ulteriormente alla cassa, perché li ho portati via a 2 euro l'uno. Li trovate da Claire's. Da AliExpress invece ho preso due cose, perdonate il rumore, questo è un rimasuglio di un regalo di Natale da parte di mio marito, sono arrivati veramente, allora di solito ci mettono un mese e mezzo, questa volta 2 mesi abbondanti, contate che l'ordine era stato fatto a novembre, immaginavo che sotto Natale si rallentasse il tutto, però vabbè, l'importante è che sia arrivato. Questo è stato pagato un pochino, se si conta che è stato
acquistato su AliExpress perché ci aggiriamo intorno ai 10 euro, però insomma mi piaceva troppo. È in ecopelle, è una bustina che io ho pensato per contenere tutte le altre tessere e tesserine che ho sparse per borsa, portafoglio, cassetti e quant'altro, per cui insomma l'ho scelto di My Melody e mio marito me l'ha regalato. E dopo l'ennesima pochette, perché alla Ela mancano, però questa è di Little Twin Star, sapete che sono questi personaggi che non trovo da nessuna parte, i Hello Kitty, per cui quando li vedo su AliExpress a pochissimi euro non riesco a trattenermi. Insomma è arrivata anche lei, credevo che fosse più piccola, sono sincera. Ora veniamo invece a Accessorize. Ho preso questa crema mani, piacevolmente, cosa sto a dire, perché mi mancava la cremina mani pucciosa, certo. Ho trovato comunque scontata, ecco, piacevolmente sì, perché era scontata, non perché mi servisse, questa cremina mani fatta a orso, che è sempre della linea azienda, anzi OK. Ve l'avevo già fatta vedere a forma di panda quest'estate, sempre nel What's in My Bag, dopo ve ne avevo già parlato anche in qualche video preferiti di sicuro, perché la crema all'interno è ottima, almeno quella del panda, non so questa come sarà. Comunque non l'ho vista da OBS con questo personaggio, l'ho vista da Accessorize. Partiva da un prezzo più alto da Accessorize, perché era 9,90€, invece da OBS sono sicura che venga sui 6€, comunque era il 50% di sconto, per cui l'ho presa. Come ho preso questo astuccio barra pochette, che anche lui vi ho mostrato in un altro vlog, anche qua, non so se l'ho già caricato, lo vedrete in futuro, che è stupenda. Io l'ho adibita immediatamente la mattina stessa che l'ho comprata per i trucchi che porto in borsa. Unica pecca, ragazze, che perde una miriade di brillantini, cioè ho le borse intasate di questi glitter che si attaccano ovunque. Spero che prima o poi la smetta, perché insomma la cosa è abbastanza fastidiosa, però è troppo troppo bella. Di make up invece ho preso solo due cose scontate da Kiko, ossia una matita nera, questa mi è stata consigliata da mia mamma, ma credo che lei si sia fatta una scorta di minimo 4-5 pezzi. È della linea Asian Touch, la Eye Pencil 03, è una matita semplicissima perché è nera per gli occhi, è questa, fatta così. Me ne ha parlato talmente bene che insomma mi ha invogliata a comprarmene una. E poi, visto il prezzo, perché era sugli 8€, ho voluto rifarmi la scorta di questo fondotinta che mi sta piacendo da matti, è quello che uso tutti i giorni. Il mio è, allora, intanto della collezione Fall 2.0, il foundation, il mio è il Warm Beige 30, che insomma con una partenza dai, cos'era, tra i 16 e i 17 euro, comprarlo sugli 8 direi che ci sta. C'è anche il classico pennellino. Per chi non lo sapesse, questo fondotinta adesso è entrato in linea permanente, ha un altro pack, comunque ecco, se vi dovesse piacere lo trovate in negozio. Visto che vi sto parlando di accessori, vi faccio vedere anche un sacco di cosine che mi ha mandato il sito di Sammy Dress. Innanzitutto questo orologio, che è stupendo secondo me, più che altro, a parte il design che è molto carino, ma è davvero funzionale, ce l'abbiamo in uso da un bel po', contate che mi sono arrivati a dicembre, ma mi mancava un pezzo di tutto l'ordine, per cui ho aspettato un sacco a farvi questo video dove vi dovevo insomma mostrare le cose che mi avevano mandato. È molto carino perché tra l'altro ha varie funzioni, c'è l'ora, il mese, la data e addirittura la temperatura che rileva nella stanza dove voi lo tenete, per cui è davvero carino. Una cosa stupenda che avevo visto, non mi ricordo su quale sito, che dopo mi ero lasciata scappare, non ero riuscita a ordinare, ma l'ho ritrovato su Sammy Dress, è questo speaker wifi a forma di robottino. Cioè siamo in campo puccioserie, come facevo a non mostrarvelo. Lo dobbiamo ancora usare, come potete vedere è nuovo, però è una cosa stupenda, assomiglia moltissimo a un film della Disney che ho guardato con Emma, adesso non ricordo il nome, ma mi piaceva troppo. Quando l'ho visto, insomma, che era disponibile, ho voluto prenderlo immediatamente, anche perché sono quelle cose davvero anche di design che insomma fanno la differenza quando le esponete in casa. Per la cucina ho voluto prendere, guardate che pucciose, questi donuts che sono praticamente dei sottobicchieri, sottopentole o sottotazze,
che potete usare quando o vi fate una colazione particolare o avete anche delle amiche a casa. Io in questo caso credo di usarle quando magari faccio qualche festina per Emma o comunque invito qualche sua amichetta. No, ma guardate che belli, tra l'altro sono di una plastica davvero pesantissima, durissima, seria, diciamo le cose come stanno. E là hanno anche i piedini sotto perché evitano che scivolino, che mi hanno lasciato un po' di stucco perché sapete, insomma, quando si prende le cose, si prendono le cose su questi siti, non si sa mai cosa ti arriva a casa. Un'altra cosa che ho scelto è questo umidificatore fatto a cucinella, l'avrei preferito rosso ma era finito, ha sempre il suo cavetto all'interno, questo è blu, sotto c'è anche la sua base dove ricaricarlo o comunque poggiarlo una volta che voi non lo usate. Ma guardate che cos'è, cioè davvero, io sono su questi siti cinesi e vedo tutte queste cose pucciose, kawaii, insomma sarò ripetitiva, ma è il modo migliore secondo me per descrivervele perché sono davvero stupende. Il pezzo forte secondo me di tutto questo ordine è questo Clean and Dry Makeup Brushes in 10 Seconds. Praticamente è un... non so neanche come chiamarlo, se è una ciotola, un bicchiere, insomma, promette di pulire, igienizzare e asciugare nello stesso tempo i vostri pennelli in 10 secondi. Vedete, li fa ruotare talmente velocemente che tutta l'acqua, tutto il residuo di trucco eccetera che c'è all'interno delle setole scompare, lo spazza praticamente via. Non ve lo voglio mostrare in questo video perché voglio registrarne uno dedicato dove vi parlerò della mia routine sulla pulizia dei pennelli, in più volevo fare una comparazione con lui, per cui vi rimando a quel video. È arrivata anche questa Cactus Light, questa lampada che è destinata alla cameretta di Emma. Adesso sta usando una cosa similare, però è a forma di fenicottero che avevo preso da Tiger, credo già un paio di anni fa. Quando l'ho vista a forma, insomma, di cactus, sempre con le classiche lucine, credo che dovrebbero fare un effetto soffuso, ho voluto prenderla per mettergliela in camera, giusto da intervallarla al famoso fenicottero. Spero che funzioni, ma credo di sì, guardate, è arrivato tutto perfettamente imballato. E poi un altro accessorio, anche questo secondo me è stupendo, assomiglia un po' a una limited edition che aveva fatto Witton, mi era venuto in mente per quello. Questo portafoglio, ma guardate che bello che è, fatto benissimo ragazze. E c'era anche in base nero, comunque altri colori, ma io l'ho preferito grigio, lo trovo davvero molto elegante. E dentro, insomma, c'è il classico portafoglio con il vostro spazio per mettere le tessere, qua il contante, eccetera, che credo, anzi sicuramente, di utilizzare quando uso le pochette o comunque le borse di misure abbastanza ristrette rispetto alle mie classiche borse valigie. E poi l'ultima cosa che vi mostro è davvero un sogno per me. Mi sto trovando un po' in difficoltà nel mostrarvelo perché vedete è arrivato con tutti i pezzi da assemblare. Comunque adesso vi faccio passare delle foto per farvi capire com'è. Che questo specchio lo potevate scegliere in chiaro, credevo che fosse bianco, in realtà dal vivo è un color burro, c'era rosa, c'era verde se non sbaglio o azzurro, comunque io ho preferito il colore chiaro avendo tutta la camera sui toni dell'oro e del panna. Spero sempre che il video vi abbia anche solo tenuto compagnia o vi abbia dato qualche dritta per i vostri prossimi acquisti pucciosi. Controllate sempre la info box, vi mando un grandissimo abbraccio e vi aspetto qui ad un prossimo video. Ciao a tutti!